Ciao, sono Vittoria della seconda DLSU del Liceo Veronica Gambara ed oggi noi ragazzi abbiamo avuto l'opportunità di partecipare ad un'iniziativa che vedeva trattati degli argomenti della politica italiana, soprattutto degli anni di piombo. Dunque, io personalmente in classe con il mio professore di scienze umane ho già avuto l'occasione di affrontare questi argomenti durante la classe approfondendoli uno per uno e devo dire che io vivo a Brescia, dunque quello a cui sono sinceramente più legata è ovviamente la strage di Piazza Loggia ed io ovviamente non capisco come le persone per far prevalere il proprio interesse, le proprie idee possono arrivare a dei mezzi come quelli del terrore che sono stati usati negli anni 70-80. Dunque abbiamo avuto comunque l'opportunità di parlare con persone specializzate in questi campi e chiedere a loro degli approfondimenti e di rispondere ai nostri vari interrogativi. Questa opportunità è stata molto utile perché sono riuscita a rispondere a tutti i miei risponsi, ovvero tra cui quello del fatto che Mara Kagol essere una delle fondatrici delle Brigate Rosse ed essere lei stessa una cattolica, infatti lei è stata una catechista. Dunque mi chiedevo come potesse una donna cattolica avvicinarsi a questo mondo di terrore che era il terrorismo degli anni di piombo. La risposta era una sola, ovvero il fatto che il cristianesimo come lo intendiamo noi non consiste solamente semplicemente nell'andare in chiesa e nel pregare, ma ci sono tantissimi altri aspetti, visto che in quegli anni la Democrazia Cristiana era il partito più prevalente. Dunque sono felice di aver partecipato a questa organizzazione e spero di avere l'opportunità negli anni venturi di continuare questo mio approfondimento in questi argomenti molto importanti che però stanno pian piano andando dimenticati.